grande festival, un grande evento musicale, però credo che per capire bene la storia di questo evento bisogna come dire, collocarla in un contesto culturale, storico e culturale, che è quello del Salento dei primi anni 90, ci consente di capire non solo la natura di questo evento, ma anche, come dire, la sua evoluzione. Storia che nasce intorno alla metà degli anni 90 e l'idea non era quella di fare il Festival della Notte alla Taranta, ma una coincidenza alquanto singolare mette un gruppo di amici innanzitutto di fronte ad una responsabilità, si ritrovano ad essere amministratori di una serie di comuni della Grecia Salentina, quest'isola ellenofona nel cuore del Salento, di minoranza greca. Mentre gli anni 80 erano più legati a piccole manifestazioni di corte, dall'inizio degli anni 90 veramente nelle piazze, in tutti i paesi noi facevamo centinaia di chilometri ogni sera per saltare veramente da un paese all'altro per cercare di captare tutti questi nuovi segnali che andavano dalla tradizione musicale al reggae, all'hip hop, al rap, al ragamuffin, a qualsiasi forma di musicalità che era nuova, no? Non si era mai visto prima un tale fermento. Si assiste ad un movimento diffuso, un movimento giovanile, fluido sul territorio, ed è un movimento di riscoperta e di valorizzazione della musica tradizionale di questa terra. L'idea era inizialmente quella di costruire un istituto che potesse fare ricerca, approfondimento, studio sui temi della tradizione, far incontrare la nostra musica di tradizione con i linguaggi della musica contemporanea, per evidenziare quello che ci stava accadendo intorno, cioè cos'era stata lungamente questa terra. Era stata la terra dove finiva la terra, cioè l'estrema periferia del continente europeo. Intorno agli anni 90 ha cominciato a essere un movimento musicale importante in Salento, rispetto al quale ci sono stati etnomusicologi che avevano fatto anche delle grosse ricerche, riprendendo anche i canti di lotta, i canti che in qualche modo non erano soltanto legati al fenomeno del tarantismo, ma a tutto quel corollario di un mondo contadino che aveva caratterizzato questo Salento più arcaico. Da questo movimento culturale è nata questa iniziativa della Notte della Taranta, che ha cercato negli ultimi anni di valorizzare il contesto locale, aprendolo però a quello che è il terreno comune che unisce le peculiarità locali di altri territori. Questa operazione di ripresa della tradizione
di una parte della tradizione, mentre la tradizione nei suoi luoghi naturali stava decomponendosi, morendo, è un'operazione che nasce prima a livello nazionale, perché come noi sappiamo che in Italia, mentre certi processi di modernizzazione si stavano venendo attuandosi in maniera anche molto repentina, molto veloce, ci sono state una serie di intellettuali che gridavano, no, alla perdita che questa cosa comportava, l'apocalisse, le cose che diceva Pasolini, la scomparsa delle lucciole, il genocidio culturale. E quindi c'erano chi cercava di fare un lavoro, di mettere in guardia la società italiana da queste perdite, poco ascoltato in quel momento, chi cercava di documentare questi patrimoni prima che scomparissero. Per 50 anni il Salento è stato, come dire, la meta di una sorta di pellegrinaggio antropologico di coloro che sono venuti qui sulle orme di De Martino per, come dire, studiare questo rituale misterioso, affascinante, che ancora oggi è quasi una sorta di rompicapo. Riscopre però insieme alla musica, riscopre anche, come dire, un'idea di comunità perduta. Quest'idea di mettere in connessione un movimento musicale giovanile con il recupero di alcuni elementi della tradizione, come il dialetto, ma anche come la musica, questa è senza dubbio una straordinaria intuizione di Giorgio Passano, che in qualche modo preparò il campo, diciamo, alle successive forme di ibridazione musicale. Naturalmente quel mondo lì, quel movimento lì, è un movimento che aveva tutte le caratteristiche del folk revival. Ad esempio era molto politicizzato, si cercavano i canti, la cultura contadina veniva vista come una cultura di per sé opposta a quella borghese, rivoluzionaria, con tutti i limiti, ma anche il vitalismo di quel periodo. Non è ovviamente un fatto solo salentino, in tutto il mondo ci sono dei fenomeni di revival che magari mettono in primo piano invece di una musica, un libro, un cibo, però comunque si conformano quasi ad uno standard internazionale, nel senso che sono fenomeni che in qualche modo sono legati ad un tema che è quello dell'identità locale, e non c'è, come dire, revival senza la necessaria affabulazione. In questo discorso identitario, cioè ci si relaziona a questi patrimoni perché sono patrimoni di un luogo a cui ci si sente molto legati, quindi riscoprire questo, la musica, i canti, anche il tarantismo, è un modo per ricucire un rapporto con la propria storia culturale del territorio, che era stata un po' cancellata da un certo esito di un processo di modernizzazione che aveva un po' spopolato il Salento, l'emigrazione, tutte queste cose qua. Quindi diciamo questi gruppi, questi personaggi che lavorano in questi anni, alla fine degli anni 80, hanno queste motivazioni,
molto meno politica in senso stretto degli anni 70, anche se con una impostazione politica sempre molto presente e molto forte. E c'è anche un'attenzione estetica maggiore alla dimensione di questi patrimoni, mentre negli anni 70 voce e chitarra, cioè c'era poca attenzione agli arrangiamenti, invece i gruppi che nascono in questa temperie culturale hanno un'attenzione maggiore alla dimensione estetica, anche recuperano, insomma, quindi nasce questa cosa qua ed è in qualche modo in parallelo con l'altro movimento musicale importante del Salento, che è diverso, molto diverso, ma anche affratellato col movimento della musica popolare, che è quello dei sound system. Le figure di intellettuali estremamente importanti in questo contesto sono, come abbiamo visto, quella di George Lavassad, ma soprattutto quella di Edoardo Whispill, cioè di un regista che a mio avviso è, come dire, autore, con questo suo straordinario amore per il Salento, con questa sua versione per certi versi forse anche un po' geografica, però Edoardo Whispill è l'autore di un processo quasi di estetizzazione della pizzica, che sganciandola da quella dimensione afflittiva che era tipica del tarantismo, la prepara invece ad un grande uso di massa. Lui insisteva molto su questo aspetto edonistico, sensuale della pizzica. Da lì poi escono fuori una serie di gruppi, che poi sono i gruppi che formano il primo movimento intorno alla prima metà degli anni 90. Devo dire che la cosa singolare è che da una parte c'è questo gruppo di Edoardo, ma poi ci sono altri personaggi che operano in maniera abbastanza indipendente, poi alla fine si ritrovano perché erano pochi, però i percorsi sono differenti, quindi diciamo c'è una pluralità di approcci, ma anche una specie di, è come se a un certo punto ci fosse un sentire collettivo di ritornare a fare certe cose, perché persone diverse cominciano a rifare, più o meno negli stessi anni, cominciano a fare un certo genere di lavoro, impostandosi anche sulle cose che erano state fatte prima, quindi si forma questo primo movimento che comincia ad avere un successo importante già da allora, ed era molto interessante perché in un movimento completamente anarchico, completamente privo di rapporti con le istituzioni, di base, molto di sinistra, però più fricchettone, diciamo, che da certi punti di vista, diciamo ignorato dalle istituzioni se non deriso. Poi di propagazione di questo movimento là in Salento, perché c'erano ste feste, poi concerti, insomma cominciava, e dall'altra comincia subito questa costruzione di queste reti informali che sono i circuiti degli studenti fuori sede, i centri sociali, questi circuiti molto giovanili, molto alternativi, che hanno avuto una grande importanza per la propagazione del verbo salentino, della musica e della danza, perché si facevano i corsi. E a tutta questa cosa qua di attivismo sul piano, diciamo, culturale, musicale, eccetera, c'era anche sempre accompagnato da un lavoro di rapporto con gli studi che erano stati fatti, non ci si interrogava, ma De Martino... In qualche modo si accende un dibattito tra gli operatori, perché il tema è quello tra gli intellettuali e locali di come dare, come dire, visibilità a questo movimento e di come soprattutto valorizzarlo e farne una risorsa. Una delle risposte a questo movimento è la Notte d'Atalanta, perché nel 1996, alla fine del 96, alla fine del 1997, un operatore culturale, un intellettuale da sempre impegnato nel campo della ricerca sulla cultura popolare salentina come Luigi Chiriatti, ha quest'idea di costituire un centro di raccolta e di documentazione sulla cultura popolare, che mancava e poteva essere una istituzione di supporto forte per questo movimento, che allora era ancora in uno stato nascente, diciamo, non aveva assunto la fisionomia propria. Canale? Bella ci stai lontano e buon meridi, faccia dalla fenescia del nubunente
e lo ponente. Se senti freddo sonto i miei sospiri, i miei sospiri. La notte della Taranta nasce in questo contesto, cui c'è l'esplosione della pizzica, che evidentemente è una peculiarità del repertorio musicale tradizionale salentino. La presenza di una musica strettamente legata ad un rituale di guarigione è evidentemente uno degli elementi di forza di questa attività, di recupero. La storia della notte Taranta è la storia di un intervento pubblico fatto da comuni non centrali in provincia di Lecce, Alessano, Melpignano, Curzi, paesi sfigatissimi, piccolini, non Galatina, non Nardò, non Otranto, dove per una serie di ragioni, una serie di amministratori cercano di dare delle risposte in termini di politica pubblica alle istanze che venivano da questo movimento. Però le istanze del movimento non erano quelle di organizzare una grande kermesse stratosferica, megagalattica. Andiamo al padre, ma confessore. Salento decide che valorizzando certe cose si può produrre una serie di risultati, anche quello dell'attivazione di percorsi di ritorno economico attraverso il turismo e non solo, perché non sottovalutiamo la quantità di persone che lavorano, i costruttori di tamburelli erano spariti, non c'era nessuno che faceva i tamburelli. Adesso ce ne sono 100.000 suonatori di tamburelli, nessuno suonava più il tamburello. Adesso abbiamo un livello di competenza nel canto, non rispetto alla musica pop, ma rispetto alla grammatica tradizionale, no? E questa è una domanda che noi abbiamo posto più volte, perché noi abbiamo sempre detto che bisogna fare dei corsi, dei laboratori che consentano un apprendimento della complessità per evitare di perdere. La memoria si recupera sia per avere una, come dire, più coscienza, ma anche perché per poter continuare a produrre cultura a buon livello, ancorata realmente con la storia, diciamo, culturale del luogo, devi generare anche questo genere di cose. Mentre sulla parte promozionale, sulla parte del grande evento, sono stati investite risorse, messe al lavoro competenze e ottenuti risultati importanti, su questo altro versante ancora siamo all'anno zero, o quasi. Man mano che è arrivata la televisione, che come diceva Pasolini è cominciata la barbarie, no, del sistema mediatico, che ha utilizzato anche quello che era il patrimonio culturale nella sua forma più nefanda, cioè utilizzandolo proprio ai fini della produzione e del consumo, il rischio che un fenomeno importante come una tradizione culturale venga mercificato c'è in tutte queste grandi operazioni, tra l'altro mascherando anche quello che è una condizione sociale, dove in realtà l'individualismo non trova uno sfogo in un contesto relazionale che dia significato poi alla persona, ma nell'anonimato della massa che riempie le piazze. È per questo che io mi domandavo se il Salento, che è stato capace di esprimere un'operazione culturalmente così significativa e riconosciuta in tutta Europa ormai, in tutto il mondo, perché comunque arrivano artisti da tutto il mondo e sono di una grande levatura,
non è anche in grado di proporre una sfida culturale in questi termini, cioè essendo la terra che era stata capace di esprimere il tarantismo come risposta a un disagio così grosso, attraverso una forma culturale così radicata e così forte, se davvero si può permettere di liquidarla così, o non vale la pena che gli intellettuali, i terapeuti, non usino questa occasione per rivedere quali erano le formule comunque efficaci di una terapia di questo genere e se esiste una possibile continuità con un oggi che possa trovare degli strumenti che hanno una matrice culturale in quella forma. Esperto di tarantismo. Sì, cioè, ho fatto delle ricerche diciamo negli anni di 70-80, ma continuo a tenere sotto osservazione il fenomeno, nel senso che tutto sommato non mi interessa se ci sono delle tarantate in termini classici, quanto invece come si trasforma questo rito e mito nell'immaginario collettivo del Salento. Insomma. Come si sta trasformando? Beh, intanto c'è stata un'acquisizione da parte della massa giovanile, che fino a un certo punto il tarantismo era considerato una malattia, anche se fra virgolette, e diciamo di tutta questa faccenda i giovani hanno preso diciamo, due elementi importanti in prestito, cioè la musica e la gestualità danzante, scevrandolo da tutte le complicazioni rituali della Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera, e su questo hanno impostato diciamo una loro appartenenza al territorio, cioè danzare e suonare una musica che esprime i desideri e le ansie di un territorio mi sembra una cosa abbastanza interessante. Pensi che vi sia una continuità tra il vecchio tarantismo e la notte della Taranta? Io non parlerei tanto di una continuità storica, quanto invece che c'è stata proprio una chiusura netta, cioè siamo passati da una cultura della sofferenza a una cultura dell'affermazione del sé, cioè questi elementi sono stati proprio diciamo presi dal tarantismo in senso classico e trasportati in una realtà, in una contestualità completamente differente, cioè non ci sono più le condizioni sociali, politico, culturali, economiche perché il tarantismo in senso classico possa avere ragione di esistere. Esiste invece l'eredità di una storia musicale che i giovani hanno trasformato e hanno adattato alle loro esigenze, ma non parlerei di continuità storica, parlerei invece di una frattura, di una discontinuità storica che permette di avere molta più libertà di movimento, di gestione delle ritualità e dei miti del tarantismo. Salento erano i primi anni 90, avevo letto De Martino, avevo guardato appunto i documentari di Mingozzi. Quando sono arrivata qua ho trovato non più il fenomeno vivo di cui parlavano loro, ma il vuoto che questi fenomeni vivi avevano lasciato intorno, no? Quindi questo vuoto era un tessuto sociale che ormai si stava avviando verso questa dimensione postmoderna dove tutto è mercificato, dove il televisore è imperante, dove nelle conversazioni delle signore fuori di casa si parla dei fatti di cronaca trasmessi dalla TV e non più dei problemi reali delle persone. Le persone si angosciano e si alleggeriscono attraverso quello che viene passato dalla TV. Il tarantismo storico non è più osservabile nel vivo, non siamo più nelle condizioni del 1959 quando De Martino viene qui per osservare il rito in azione, come diceva lui, e
quindi studiare queste forme di catarsi, o se vogliamo, questi tentativi di, come dire, queste modalità di recupero e di reintegrazione della presenza, perché l'elemento cardine del pensiero di Martignano era il concetto proprio di crisi della presenza. Oggi siamo in una situazione completamente diversa. Oggi il Salento è tornato ad essere un terreno di osservazione privilegiato per l'antropologia internazionale, perché qui si possono studiare dal vivo non più il rito in azione, come dicevo prima, ma le pratiche di reinvenzione di una pratica culturale che era ormai scomparsa. E questo è uno degli elementi fondamentali, perché questo innesca poi tutta una serie di altri, come dire, fenomeni, che sono i fenomeni di patrimonializzazione, quindi anche una serie di conflitti che sono oggi temi fondamentali, diciamo, dell'antropologia contemporanea. Il tarantismo non è mai stato spettacolo, neanche lontanamente. Anzi, in alcuni casi, cioè per le famiglie che avevano al proprio interno una tarantata, era insomma motivo di vergogna. Quindi il legame col tarantismo e la notte della Taranta, in realtà, da un punto di vista proprio filologico, non c'è. A ballare in generale, non a servire a ballare per la terapia, a ballare pure per le feste, era iperminorità. Ma perché? Perché questi lavoravano tutto il giorno, la prevalenza era di musica che si cantava con le voci, perché era fatta durante il lavoro, durante la mietitura. Allora senti, cantano mentre portano il ritmo con la falce, durante la raccolta delle olive, la sera quando si infilava il tabacco nelle case. E spesso il ritmo, cioè la musica serve, oppure i trainieri che cantano mentre lavorano, questa era la musica del Salento. Poi c'è un pezzettino che è la musica da ballo. La pizzica del tarantismo è un terzo del pezzettino. Sociale che generava questa lettura. C'era un contributo della collettività nel formulare un'ipotesi, no? Sia di diagnosi che di cura, e questo è interessante. Traslato, forse in maniera un po' forzata, a me piace pensare che anche Basaglia, quando diceva mettiamo la persona col disagio mentale nelle strade, facciamola entrare nei bar, avesse in mente che c'è una comunità che riconosce il disagio e lo accoglie. Ecco, questo filo di continuità mi piacerebbe che una terra come questa avesse la forza di mettere a fuoco, che vuol dire un investimento culturale, vuol dire un investimento nella ricerca. Il Salento è stata una piattaforma nel mare dove si sono alternati e succeduti dai cartaginesi ai libanesi, ai nordafricani, ai medio orientali. Ci sono fisionomie nei paesi dell'interno, fisionomie che indubbiamente vengono da ceppi turchi. Gente e il territorio e gli schemi di vita sono aggreganti, non sono spersonalizzanti come al nord. Ecco perché non è privo di significato che proprio qua giù si siano verificati questi fenomeni, che sia pure non immuni da influssi di tipo commerciale, però hanno una loro valenza intrinseca che ha delle ragioni storiche, sociologiche molto profonde, molto lontane nel tempo. A noi fa ridere quando si lamentano che arrivano mille persone. Da noi sono arrivati soltanto con una nave, nell'89 sono arrivati 25.000 con una sola nave, insomma. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto quello che era possibile fare in quelle circostanze. Ma i salentini sono una terra di passo,
e siamo lì a 60 km dal Medio Oriente, insomma, 60 miglia, è decisamente strano se non fossimo accoglienti, anche perché devi sapere una cosa, cioè, che noi siamo un popolo di emigranti, cioè, voglio dire, dal 51 al 70 le punte di emigrazione di questa terra sono del 34-35%. Si cerca attraverso la valorizzazione delle radici locali di rendere talmente forte l'identità musicale del territorio al punto da potersi aprire in un interscambio con i movimenti musicali di altre culture altrettanto forti. Quando tu hai la tua identità forte, e il Salento è innegabile che abbia un'identità molto molto forte, non hai assolutamente paura dell'altro, del diverso. Quando tu hai la tua cultura, quando tu rispetti la tua cultura con amore, con passione, anche a volte sbagliando, perché magari soprattutto per quanto riguarda la musica, a volte magari ci sono delle cose che non piacciono, non sono propriamente, non c'entrano propriamente con la tradizione. Però quando tu comunque appunto hai il rispetto per la tua cultura, comprendi anche e rispetti la cultura dell'altro. È forte in questo momento perché ha delle radici forti, non si può inventare qualcosa del genere o basare un turismo ormai che fa le vacanze in questo periodo perché c'è la notte d'Atalanta se non abbiamo le radici forti. Questo secondo me è la vera forza del Salento, cioè i contenuti. È vero che negli ultimi anni questo fenomeno forse si è fatto prendere un po' la mano da quello che è un po' l'aspetto commerciale, quindi questa ondata di turismo che ha rischiato di confinare spesso nella dimensione folk, nella dimensione della festa di piazza, e al punto da far venire il sospetto a molte persone che si andassero perdendo questi legami con le radici culturali di quello che invece è, diciamo così, proprio la matrice più forte che ha connotato il Salento per tanto tempo, che è questa cultura che ha dato vita al tarantismo e a questa dimensione della danza liberatoria delle donne tarantate. Quanto la musica popolare proposta in questa chiave, quindi tutta questa contaminazione, sperimentazione, rispecchia il movimento culturale di questa zona, secondo te? Guarda, molto, in realtà. Già il fatto che molta, molta musica ha preso, si è bagnata, si è contaminata con la musica albanese, con la musica macedone, con le sonorità balcaniche, è un fatto ovviamente quasi ovvio, perché in questi anni l'immigrazione ha portato qui molti musicisti di quell'area, e grazie proprio all'apporto di questi musicisti la musica tradizionale si è evoluta, ha cominciato a crescere. Ti tocca roba e ti pianta, che pianti, ti tocca roba e ti pianta. Mo vai vedonda, mo vai vedonda, o dai di primavera, mo vai vedonda. Quello pugliese può essere un laboratorio indicativo anche per l'Italia in generale. Sia per il fatto di queste pratiche così sperimentali di azione civile, anche di pratica politica, per l'aspetto dell'accoglienza, dell'integrazione, no? Per questo aspetto dell'incontro, che può essere veramente un insegnamento utile. Anche questa sensibilità ambientalista, questa
la convinzione e la certezza che non si può tutelare la musica di un territorio se non si tutela il territorio, cioè se non si tutelano i luoghi all'interno dei quali questa musica è nata, aveva un senso, aveva un significato. Da questo movimento si è nata anche una maggiore consapevolezza, non soltanto come dire, rispetto all'importanza di questo patrimonio, che è un patrimonio immateriale, quindi di per sé volatile, come dire, soggetto a deperimento, quindi ma un patrimonio straordinario veramente, perché forse perché una delle caratteristiche della musica tradizionale è proprio quella di, come dire, di condensare in pochi tratti gli elementi distintivi dell'identità culturale del territorio. Gando ya bitonya rama jango bitonya rama bitonya rama gando bitonya rama gando nota mo gando nota che ne dobbiamo mai se gando nota mi nella la 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 la. Qualche anno prima il muro di Berlino che cade sotto la porta di Brandeburgo aveva in qualche modo riaperto la società, le società intorno al muro, e sostanzialmente più che cambiare la Germania aveva cambiato noi. Cioè noi avevamo avuto un altro muro, ed era un muro fatto d'acqua, ed era il muro del Mediterraneo. Nessuno di noi aveva mai pensato di capire o di essere incuriosito a capire cosa c'era oltre il capo di Santa Maria di Leuca. E quindi questa società che si riapriva, quel mare che ritornava ad essere attraversato, da persone che magari scappavano dalla miseria, che scappavano dalla fame, che provavano a fare ciò che noi avevamo fatto nel corso dei decenni precedenti, cioè quello di liberarci da una condizione di miseria, di povertà, andando oltreoceano alla fine dell'Ottocento, all'inizio del secolo, oppure nelle grandi fabbriche o nelle miniere di Marcinelle in Belgio prima, o nelle grandi fabbriche del Nord Europa o del Nord Italia, quindi emigrare. Una sola direzione, si prendeva il treno da Lecce e si risaliva tutta la penisola. Il famoso Lecce-Stoccarda che attraversava la Svizzera e arrivava fino in Germania. Ecco, quello l'avevamo fatto noi per lungo tempo. A un certo punto, da terra di emigrazione, siamo diventati terra che in qualche modo rappresentava per altri uomini, per altre donne, quell'America che noi avevamo desiderato e cercato per tanto tempo. E quindi cosa ci chiedevano? Incontro, dialogo, amicizia, la possibilità di un lavoro, di una dignità. Allora ecco, forse la nota da Dante è la metafora di tutto questo. Musica fa integrazione, perché una musica è una cosa che ti senti tutti del mondo. Il Salento è forte proprio per questo motivo, perché è un misto di varie culture. Siamo proprio al centro del Mediterraneo. E questo è il nuovo messaggio, il fatto di fondere vari linguaggi per farne uno solo, quello universale. Questo è l'unico modo, secondo me, per fare la pace fra di noi. Taranta è, nel momento in cui si costituisce l'Istituto Diego Carpitella, quindi una delle risposte, a mio avviso, che si tenta di dare alle numerose istanze che vengono da questo movimento. Ma non è il movimento il revival salentino, è una parte fondamentale, successivamente ha avuto un ruolo straordinario dal punto di vista un effetto moltiplicatore, quindi è difficile anche da quantificare,
ha impresso una spinta a questo movimento e anche una visibilità internazionale, però la Notte dell'Atalanta nasce come prodotto di un movimento diffuso, giovanile, fluido sul territorio. Questi fenomeni di revival hanno, come dire, una serie di controindicazioni, chiamiamole così, nel senso che la valorizzazione dei patrimoni culturali locali a scopo turistico-culturale ha sempre un risvolto, come dire, abbastanza problematico e contraddittorio. Ma sappiamo oggi che anche la stessa figura del turista è cambiata. Si è passati da un turismo basato ancora sulla tradizionale idea di svago a un turismo che invece è fondato sulla ricerca dell'esperienza, no? Che è legata sempre a questo mito dell'autenticità. Però il rischio è che addirittura le comunità locali quasi si adeguino allo sguardo turistico, cioè non viceversa, e che quindi diventino quasi una sorta di fondale, no? Una sorta di grande palcoscenico su cui viene messa in scena questa sorta di esotismo con mercato. Cioè, questo è un rischio forte, ovviamente, come un rischio forte il tentativo che tutto diventi, come dire, sia piegato agli aspetti economici che pure ci sono e che sono importanti e che lo vediamo. Questo è il problema dei festival culturali, una cosa che sta crescendo moltissimo nel nostro paese. Pensate soltanto che a Roma l'Auditorium riesce a vivere delle risorse, appunto, delle bellissime giornate di cultura che organizza ormai quotidianamente. Per esempio le lezioni di storia hanno medie di ascolto veramente impressionanti. Pensate che il Festival della Filosofia di Modena tocca cifre intorno ai 150-200.000 persone. Ecco, soltanto per darvi un'idea, per chi fa questo mestiere, un buon libro di filosofia pubblicato da un buon editore oggi difficilmente tira più di 1.000 copie. Quindi questa è una riflessione sull'importanza e il ritorno economico che un festival culturale ben organizzato e ben gestito può dare sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista economico. Credo che sia fondamentale però che anche da questo punto di vista si tenga, come dire, sempre desta l'attenzione della critica. La Notte dell'Atalanta, al di là del fatto che sia naturalmente un festival musicale, è secondo me il più straordinario atto politico. Abbiamo cambiato, come dire, proprio l'angolo di visuale rispetto alla cultura. Per noi la cultura non è un cartellone di pubblici spettacoli, non è una kermesse estiva. La cultura è una grande infrastruttura, al pari delle infrastrutture primarie. La cultura è come l'acqua nel greto di un torrente, lo segue e lo modifica. Il 27 di agosto a Belpignano accade una cosa unica e chi vuole vederlo deve partire da Londra, come da Milano, come da Palermo, e deve venire ed essere qui. Quello che accade in questi 15 giorni è unico, perché vedere un intero territorio che si anima ogni sera e si rappresenta attraverso la propria tradizione, attraverso le proprie radici, è il legame con i propri luoghi. I luoghi e gli abitanti di quei luoghi ne fanno la ricchezza fondamentale, perché ne determinano l'aspetto, il carattere di quel luogo, di quel posto. E solo qui c'è. È sicuramente importante quello che accade sul palco, sì. Ma quello che è ancora più importante è quello che accade in quella piazza, in cui una musica così antica riesce a sfuggire alla stretta del tempo e legare generazioni, cosa che non accade per nessun fatto musicale al mondo. Cioè non troverai mai anche la più grande rock star, sì, che è in grado di mettere la nipote di 16 anni con il nonno di 80 anni a ballare la stessa danza, a cantare la stessa musica. Per questo è straordinario, al di là di quello che accade sul palco, che pure è importante, ma quando si spengono gli amplificatori, quello che c'è giù nella piazza è estremamente interessante indagarlo, perché lì c'è gente bella, gente serena, gente in pace con se stessa, con la vita. Ed è un grande messaggio politico anche quello. Ho capito che l'importanza di questa manifestazione di cui stiamo parlando è in un momento molto discusso nei nostri tempi moderni, che è la capacità di creare comunità. E l'ho capito quando un signore molto famoso che si chiama Steve Jobs, che è il proprietario della Apple, presentando questa sua nuvola, la nuova scoperta, ha detto che lui altro non ha fatto in questi anni che aver intuito che bisogna continuamente creare comunità.
E io credo che questo sia proprio un momento in cui noi stiamo creando comunità. C'è la comunità della Grescia, c'è la comunità di questi bravissimi musicisti che il Salento ha saputo esprimere. Nostra capacità è tenerle insieme, non farle disperdere. Forse la fondazione deve proprio svolgere questo mestiere. Stand up for your right. Stand up, cerchi d'aiuto per il gotti che adesso tutti. Che noi hanno pure una terra adesso tra i piedi. Stai tu, allora la cultura cadeni. Siamo salentini, dell'uomo cittadini. Caticata di pensapi con i greci e pizzantini. Significato per noi storico, leggendario la notte della Granata. Pensa che le nostre madri, le nostre nonne, noi su queste canzoni le sentivamo fin da piccoli, ci sono rimaste sempre dentro. E tante persone che vengono da fuori e rimangono affascinate dalla nostra Taranta. La pizzica è la musica della terra, di qua, di questa terra. Il ritmo del tamburello e la gente della terra che canta per la liberazione. La notte della Taranta è una nuova celebrazione, diciamo, degli anni di tempi moderni. Essere qui in questo castello mi ricorda sempre la metafora che racconto, che è quella della di quest'idea che sta un po' alla base della mia notte alla Taranta, di ispirarsi all'architettura salentina. Questo è un palazzo potente e semplice, e questo è, diciamo, la forza che vorrei tirar fuori nel concertone del 27, con questa pulizia, questa semplicità e questa magnetismo che strega di questa architettura. Mi sembra che il valore di questa musica sia appunto da una parte legato a una tradizione antica. Attraverso il passato si crea uno slancio per proiettarsi nel futuro, più indietro si va più si ha un passo lungo per andare avanti. E quindi attraverso appunto la conoscenza dell'antichità e il rapporto con la modernità che si crea questa scintilla che fa sì che la notte della Taranta sia un evento che ha la forza dell'antichità, ma allo stesso tempo la capacità di parlare a tutti quanti nel mondo contemporaneo. Con le edizioni di Einaudi c'è un'attenzione particolare alla danza. Quando uno pensa al flamenco pensa subito alla danza e poi alla voce, però l'immagine fortissima è quella delle danzatrici, del duende che hanno nell'esprimere tutte le loro emozioni. E ci siamo sempre chieste come mai invece la musica era la danza in questi grandi festival non fosse ancora così accolta. E la richiesta di tutti, perché tutti dicono sì, è vero, la musica è fondamentale, è importante, però è quello che vedi anche la danza, e chi si avvicina a tutto questo si avvicina attraverso la danza. Non c'è problema di età, non c'è problema di peso, non c'è problema di bellezza, non c'è problema di niente. È veramente la rivoluzione della danza, come tutte le danze popolari. È vero che la pizzica ha dei codici, vanno rispettati. Non esiste la danza singola tradizionalmente, la pizzica come danza singola, perché ci si riferisce soltanto al tarantismo, e quindi il tarantismo è intoccabile, non si può portare in scena il tarantismo a meno che non ci sia un approccio teatrale. Ballava la pizzica? Oh, è come la ballo pure.
certe volte io adesso forse no, ma la prima a casa stesso quando mi veniva pensieri che faccio una ballata da sola, sfogava un po' a fare dolce girata in casa. È straordinario come il sapere del popolo, gente di fatica, gente che ha molto sofferto, molto vissuto nel corso della sua esistenza, della sua storia, ci abbia regalato questo straordinario giacimento che diventa per noi un incredibile repertorio di soluzioni possibili per fare comunità, appunto, per stare dentro la modernità senza tradire l'affetto per la nostra storia e per la nostra terra, e provare di fare di questo straordinario patrimonio anche un pezzo di economia di questa terra. Non saremo in grado di costruire grandi monumenti del passato nel futuro, ma i monumenti del futuro sicuramente sono questi straordinari patrimoni, questa ricchezza che è rappresentata da questa storia, da questa tradizione, da questa cultura. E il Salento si è presentato al mondo in questi anni proprio con questa sua bellezza, che non è semplicemente un codice estetico, ma è anche un valore universale e anche la possibilità di costruire attraverso la bellezza un pezzo di sviluppo, di crescita. Io sempre sento una festa con la musica antica di Salentino e Grecia. Una musica una posso ballare molto tempo perché non stanca. Poi come questo anche il nostro paese in Kenya c'è la musica antica, quella cantava la nonna nostra. La possibilità di sperimentare, ad esempio, il tamburello, la capacità di diventare in qualche modo esecutori di certi ritmi che sono radicati in questo territorio, è come se ti consentisse di ampliare i tuoi orizzonti, e anche perché è salentino, avere intorno a sé la cornice di questa manifestazione culturale trasmette una certa fierezza nelle giovani generazioni, soprattutto di musicisti locali, e con un'autostima così forte in termini identitari si affronta la complessità del mondo in maniera assolutamente più corazzata e più disponibile al confronto. È musica della gente, è musica del popolo, e il popolo sente la necessità di raccontarsi attraverso la musica, quindi di raccontare quelle che sono le pietre, i colori della propria terra, con il linguaggio musicale. E questo è un po' il nostro privilegio, quello di comunque non essere, almeno da questo punto di vista, individualisti, ma raccontare una gente. In questo caso io sono sempre onorato e molto rispettoso della mia tradizione musicale e culturale. Mi pongo molte domande prima di salire sul palco e di raccontarla. Il resto del mondo ha soprattutto una certa tradizione antica di musica italiana, guarda come a dei maestri. C'è la musica, io penso alla musica napoletana, penso alla tradizione della musica classica. La musica classica parla italiano, la logica è andante, piano, forte, è italiana. E quindi è un peccato che in nome di un... va bene anche guardare all'estero, perché non bisogna richiudersi su se stessi, però neanche dimenticarsi delle proprie peculiarità credo che sia una strada giusta, e credo che in questo senso la taranta, la pizzica possano fungere un po' da un nuovo traino per ritornare a guardare quello che abbiamo dentro e a esportarlo e non solo importare ormai. Travel all the time, and I play many, many festivals all around the world. And honestly, I think this is quite special, very different. And there are a few things that I mean, I'm only here for a short time, and so I don't really understand what's going on. But what I see is people making very music which is rooted in tradition, but it's very alive. So it's not from a museum, it's not old people only playing an old forgotten thing, it's something that the people
really want. It's something that, and it's something that's appreciated by everybody. We all walk, we all sleep, we all eat, so the rhythms are the same, and we all have the same feeling of pain. Yes. So the music expresses pain, and then becomes, it goes across pain, it transcends pain, you know? Allegria, Visto che la taranta ormai ha varcato il confine, perché non cerchiamo di farlo varcare anche alla gastronomia, visto che chi viene qui rimane entusiasta del fatto che nel Salento c'è gente brava, gioia di vivere e si mangia bene. Siamo partiti dall'olio buono, dalla cipolla e dal pomodoro, cioè nel senso che pomodoro e cipolla schiattarici. Qui schiattarici significa che deve schiattare nell'olio. Quando si butta il pomodoro nell'olio deve cantare. Ti sporchi la cucina, però ti lecchi le dita. Evento straordinario per una regione che, in cui non c'è industria, l'agricoltura è stata assolutamente ammazzata, no? Non esiste agricoltura nei fatti. Qui si viveva un po' di tante cose inventate, per cui in qualche modo veramente il fenomeno della notte della Taranta ha creato volgarmente del PIL, no? Perché è vero che questo fenomeno musicale si sviluppava nella circoscrizione dei comuni della Grecia salentina, però quel milione di persone che arrivavano nel Salento in qualche modo riempivano le spiagge, non tutti gli avventori nel Salento per la notte della Taranta e per quello che significa questo tipo di musica riescano a capire veramente cosa c'è dietro, e da questo punto di vista veramente manca uno strumento che dia a quasi tutte le persone un sapere che altrimenti rischia di rimanere appeso a un qualcosa che è solo una manifestazione, no? Grazie a questo festival bisogna saper cogliere l'occasione per fare andare avanti il Salento e la musica salentina con personalità. Quindi oggi per la prima volta c'è un festival in cui ci possiamo confrontare direttamente con gli ospiti che spesso avevamo avuto accanto diretti da qualcun altro. Adesso invece c'è l'opportunità di poter parlare, confrontarsi e fare una strada comune e presentarsi al mondo nel campo internazionale senza timori e paure. È una sorta di rivoluzione e penso che i passi successivi che dobbiamo fare insieme alla Fondazione siano fondamentali per creare anche una continuità nel mondo del lavoro per noi musicisti della Notte della Taranta, dell'orchestra, è quello di destagionalizzare il lavoro dell'orchestra, quello di spingere a livello internazionale e nazionale le località e anche le specificità di ognuno di noi per far sì che non diventi un evento, un grossissimo evento, sempre ogni anno più grande, però limitato al solo mese di agosto. Ho
oggi ti posso garantire che forse non sappiamo dove andrà a finire questo tipo di storia, perché intanto sappiamo che è una musica accessibile a tutti, che smuove le masse giovanili che accedono anche attraverso questa idea di musica a una cultura del territorio. E questo tipo di musica, volenti o nolenti, scorre per immagini. Così, appunto, dalle tante sfaccettature, è chiaro che ha dei limiti intrinseci, perché non si può fare, le cose non possono accontentare tutti. Però già poter dire che grazie alle note dell'Atalanta il Salento ha acquisito un'attenzione a livello anche turistico maggiore, c'è l'opportunità oggi per le professionalità locali, mi riferisco ai musicisti, agli operatori commerciali, ai giornalisti, a tutti, comunque di avere voce in capitolo e di essere comunque al centro per un periodo ristretto ma importante. Quindi io trovo che al di là di tutti quelli che possono essere i punti deboli, il fatto che si dica che si sta commercializzando, eccetera, sia una risorsa da gestire, da far migliorare sempre, da far crescere tutti insieme e da tenerci stretta, al di là di tutte le polemiche. Io credo che i tempi siano maturi perché le professionalità e la qualità della musica salentina sia agli standard qualitativi internazionali. Gridiamo ancora pizzicatici e andiamo avanti.